una bella partita vede il nostro grande Mario Balotelli, ma logicamente io non sono proprio della sua idea. Abbiamo giocato con quattro pecorari contro quattro personaggi che logicamente di pallone ne hanno visto molto poco, a parte due o tre che sono stati in Europa, e Mario Balotelli lo vedo un attimino anche lui col suo volto molto chiuso, e naturalmente a livello anche, vedete anche le proprie labbra espressivamente esprimono poco, cioè niente. Quello che è stato lui oggi in campo, una nullità completa. Risponde per partito preso, perché domandare è lecito, e lui dice rispondere obbligatorio, ma non gliene frega un cazzo, non scappa un sorriso, non scappa una lacrimuccia e non scappa nemmeno un ventaglio di dire comunque ce la faremo, una grinta, una forza, un coraggio. Questa è stata una partita di riempitivo di palinsesto, ringraziando il mondo Rai, ringraziando il mondo calcio, che ci fa giocare a pallone, anche quando di pallone non si dovrebbe nemmeno parlare. Ma logicamente l'opinione di Luzio c'è e ve le fa notare queste discostanze dal mondo reale sportivo. E qua c'è anche la grandissima pubblicità di una bellissima macchina che anche noi ci paga per sponsorizzarla, perché naturalmente siamo diventati molto famosi. Mi dispiace qua per il signor Brad Pitt, scoprite Mocca e avrete una bella macchinina. Wir lieben Autos. Brasil 2013 FIFA Confederation Cup, sempre veramente da opinione di Luzio Enshu, direttamente dalla poltrona del trattenimento della Rai 1 Sport Italia. Guardate che bella, che affascinante donna, un seno logicamente un pochettino di seconda misura, un braccetto logicamente che vedete anche voi è un po' di quelle donne belle, donaccione mascoline. E qua un belloccio che logicamente con questo guizzo di capello all'insù, notate anche lui il suo fascino da quarantenne. Naturalmente adesso vi fa vedere anche un po' i grandi showman della partita. Panucci anche lui un po' perplesso, qua c'è il giornalista che sta più comodo dello sportivo perché è abituato con la poltrona da un ben cantore, parla un attimino da sapiente del mondo del calcio e fa anche il profondo con lo sguardo, che naturalmente lui è convinto di cercare anche di interpretare le mosse del pallone che entra in rete, e questo l'ha notato il giornalistone. Ma anche il messicano ha segnato. Questo un attimino Hernandez ce l'ha insegnato, che anche loro sanno fare gol. Ma non è un problema, ma non è il quesito. Ecco lì il conduttorone del Rai che l'hanno messo alla poltrona, e la bella signorina col cuore, ecco lui, anche lui un po' dispiaciuto, affranto con se stesso, guarda le cavalcate messicane, che naturalmente sono superiori alle falcate italiane, bianche come la bandiera che noi ci arrendiamo, bianche come la purezza della nostra squadra e bianche per il volto, che non veramente non sappiamo dare un volto alla squadra. Ma non vi preoccupate, guardate questo come corre, guardate questo come lancia, e vabbè, non facciamo più vedere, è meglio la signorina col Brasil, perché tutto fa amore e sensualità. Ecco lei che il sorriso ce lo regala. E qua un altro che ci regala il sorriso, perché l'hanno chiamato dall'esterna, ma è sempre il giornalistone che naturalmente è crucio, cruento, battagliero con se stesso, dicendo ecco guarda, ti do lo scoop, quello che ho visto nel pallone, quello eh sì, qua sì. Lei è un po' più commediante, ma io sono quello che è lo scrutatore, che il pallone non si vede. Bisogna riconoscerlo. È in difesa. Ecco. Un passo avanti l'abbiamo fatto. Questa è una vittoria, secondo me. Il gruppo ha vinto. Di mestiere. Avremmo rubato, voglio dire, no. Hanno pensato all'equilibrio, e quindi abbiamo portato a casa quel 2-1 perché non volevamo sbilanciarci. Sono arrivati fino alla fine. Eh beh, come morì all'89esimo, tutti che morivano di infarto alla Morosini. Oh stronzo, che fai? L'uccello del Malagura e più il mondo dello sport, deve morire la gente. Siamo arrivati fino alla fine. E che volevi fare? Oh. Adesso andava in pubblicità. Anche lui ha detto, vabbè, è normale. Dispiaciuto perché gli piace parlare. A lui gli piace la pubblicità, ma il giornalista guadagna con la notizia sportiva. Il conduttore commediante guadagna se la pubblicità sia importante. Naturalmente qua ci indica il televisorone tutto arancione con la scrittarella bianca e nera. Pubblicità. Chi la paga non si sa.
anche lui è sorridente. Il mondo pubblicitario già ci sta mandando il segnale che loro trasmettono sorriso e ottimismo a noi stessi. Logicamente, quell'altro che facevano, amici, non mi riprendo con logicamente che non sono io, ma sono sempre io. Le vedete qua, si abbracciano. E anche la mozzarella piange. E allora che dire, mangiarla non si può. Si può soltanto assaporare. E Francia è contenta e splende di sole. E la pizza cuoce e al tempo stesso fumeggia di passione. Ecco qua un'altra pubblicità, ma qui non abbiamo volti, non abbiamo sculture, ma abbiamo un'opera del Signore. Una macchina che cammina nell'acqua, nelle gocce che sprizzano sudore. Eccola qua, 17.800 euro, ragazzi, è un prezzo da favola, un prezzo da sogno, regalata tutta per voi, logicamente compresa anche le ruote. Voi la volete finanziare, noi ve la rifinanziamo, perché golf è un mondo e Das Auto è un cesso. Senta, mi scusi, no, la carta di credito no, perché ce la rubano. I fiori ce li regalano, le pecore ci ascoltano. Il tipo ci regala la visa, andiamo a comprarle le pecorine. Corriamo col palloncino che vogliamo più veloci della luna. Più palloncini, ancora più veloci. Skate, palloncini e fiori, una rapidità assoluta. Arriviamo primi anche della signorina del parto. Oh, ecco a voi, vivi la velocità e vai veloce con Visa. Solo Visa, non erano i palloncini e non erano. E vedete altri palloncini di mille colori insieme alle bollicine del nostro grande Chardonnay, è un brillare di unione. Qua questo è un attimino sconvolto, sorride, ecco che lui lampeggia, chiarezza ci vuole, la sto chiedendo anch'io la chiarezza a voi, 253 euro no! Lui viene a bordo, non lo volevo 253 euro, ma 29 euro con pieno di luzzo. Sharivi, oh, ho vinto anch'io. Ascoltatemi, partita extra. Lei è sorridente, molto bella. Lui è un attimino penetrante nello sguardo. Lei dice non è convincente e titubante. E lui è insistente, naturalmente. E la macchinetta gli dice abbiamo vinto con Sharo Key, slot yes.it. Naturalmente usare con cautela, se no dipendenza patologica, ragazzi. E qui Cassazione vi aspetta. E casino yes.it, ascolta. Buongiorno. Buongiorno. Naturalmente, sì. Naturalmente. Ecco. Vorrei anche un tablet. Ok. Scusi un attimo che devo andare al cesso. Un attimino, eh? Oh, te fai, stai a preoccupare. Ognuno va al cesso. Sei nascosto. Non ti preoccupare, arrivo. Il tablet arriva. È Unicredit che te lo regala subito a banca.it. Apri il conto a tasso zero. Vedi, c'è la signorina. Ecco cosa ti dà. Benvenuti in Unicredit. Mi dispiace, il tablet era dopo. Rai 1 vi aspetta e lo sport vi ascolta. Ecco qua, no, c'è di nuovo il medicinale per la vostra potassomania. Ecco qui, si apre tutto un mondo di colori, donne sorridenti, passeggini che volano e Brasil 2013 che brinda. E qui chi vi ascolta? La borsa del viaggio. Sì, il viaggio che io faccio con voi al Duomo, con il grande Pippo Baudo, il piccolo teatro che non è mio, non ricordo per altri, la Vanoni che è ubriaca e Pippo Baudo che dice guardate quanto so bello, e lui in viaggio va con l'ombrello, ma l'ombrello si è dimenticato, ecco lui che riparte per il grande viaggio. Eh sì, Milano e musica. Oh, Milano e bilancio. Ecco qua il bellissimo viaggio Antonacci. Il Antonacci Show, l'Antonacci Viaggio, e Brasil vi ascolta sempre di più, vi corre insieme a voi, lancia il pallone insieme a voi, brinda con voi, è tutto un voi, ma voi vi ascolterete in Nigeria, vi ascolterete Tahiti, vi ascolterete quello che non vedete, vi ascolterete quello che non vedete, ma Tahiti e Nigeria c'è domani sera, vi chiedevate perché, eccolo qua, le emozioni non vanno in vacanza, noi siamo sempre con voi e lei ci aspetta con il suo palco show, tantissimo, protagonisti, sì, Messico Italia, subito, De Janeiro, ne ascolto, ecco a voi, sorrido, oh, sempre il grande giornalistone col commediante. Ecco il sorriso del commediante, lui sa fa tenere bene su l'umorismo e l'euforia dei tifosi. Ma lui un attimino lo bilancia con il suo senso di costrutto e di conoscenza del mondo dello sport. Lui deve suscitare
Ecco qua l'altro commediante, ma lui un attimino è sportivo come giornalista, quindi è più serio e più crucio, anche lui un attimino, ecco, però gli dice la grinta del giovane, la sprizza la grinta del giovane, c'ha 19 anni il ragazzino, grande De Sciglio. Logicamente il pubblico show ci chiede mano a tagliare, De Sciglio ti ascolterò domani, sei un ottimo giocatore, un'ottima promessa e un ottimo ascolto per me. Ragazzi, Fio vi ascolta, Mondi a casa vi aspetta e Caffè Aga a me a manetta. Ciao ragazzi!